chiamo Nunzio Perrilla e sono un ex boss della Camorra. In nome dell'emergenza sono stati commessi i peggiori abomini della nostra regione. E ho proposto allo Stato di infiltrarmi di nuovo nell'ambiente. Nessuno mi ha mai voluto aiutare. È l'unico metodo possibile per documentare delle cose nascoste. Non credo che ci sia un altro modo. Se poi qualcuno me lo sa suggerire, ne sono contenta. Presa così all'improvviso mi ha lasciato anche un po' perplessa. Poi ci ho pensato, se io invece di essere una giornalista di carta stampata fossi stata una giornalista che si serve dei supporti video, come avrei potuto documentare un fenomeno noto ma sotterraneo? Quelle cose le sanno solamente i protagonisti all'interno del traffico dei rifiuti. È l'unico metodo possibile per documentare delle cose nascoste, ma non credo che ci sia un altro modo. Se poi qualcuno me lo sa suggerire, ne sono contenta. Il richiamo che viene fatto, secondo me sbagliando, perché si sovrappongono due livelli, quello giudiziario e quello giornalistico, è quello all'agente provocatore. E non credo che sia questo il caso, che fu utilizzato nel 96 per un'indagine molto importante della DDA di Napoli, che consentì di svelare quello che era il meccanismo di accesso agli appalti dell'alta velocità attraverso un infiltrato. Il corruttore non era un vero corruttore. La Cassazione poi ritenne non utilizzabile il materiale che era stato invece portato a fondamento degli arresti di una parte delle persone coinvolte. L'inchiesta giudiziaria dell'epoca comunque bloccò l'affare TAV. Sono indagati per tentata corruzione, ma secondo me non c'è il presupposto perché la corruzione non c'era, il corruttore non era un corruttore e la tangente non c'è stata. Dal punto di vista dell'impatto sociale, che è poi quello il ruolo che tocca ai giornalisti, non altro, non quello di celebrare processi, c'è il disvelamento di un sistema che era così 25 anni fa, 30 anni fa e che continua a essere lo stesso, nella stessa maniera e con le stesse persone. Io scrivevo a suo tempo, quando mi occupavo di queste cose, che i rifiuti sono un settore strategico, vuol dire che ci sono degli interessi altri a mantenere in piedi un sistema. Trovo sconcertante il fatto che il fenomeno sia rimasto uguale, ma siano gli stessi anche i protagonisti di quelle vicende. Scoprire attraverso gli avvisi di garanzia, le perquisizioni fatte dalla Procura, che c'è un filone di inchiesta che non fa parte dell'inchiesta giornalistica, che in realtà i protagonisti sono tutte persone collegate in qualche modo sia al clan Cimino sia al clan Bidognetti. Mi meraviglia perché dimostra l'impudenza di queste persone che sono sempre le stesse e che agiscono praticamente alla luce del sole.